Posto all'ingresso della città, il castello sorge strategicamente lì dove era garantito il controllo del passo situato tra le propaggini orientali del vulcano spento di Rocca Monfina e il Monte Cesima. Il castrum lega le sue origini ai monaci benedettini di Monte Cassino ed è databile al secolo XII, quando, con la nascita del feudo di Conca, fu costruita la fortezza, poi rimaneggiata più volte nel corso del tempo. Della prima fase costruttiva vi sono oggi i resti della torre maggiore posta nell'angolo sud-est della struttura. A un periodo successivo risalgono invece le cortine murarie rettilinee e i muri a scarpa che si sovrapposero alle strutture precedenti. Dopo essere stata feudo di Marzano nel 1417, Conca della Campania divenne possedimento della famiglia di Capua a partire dal XVI secolo. In questo periodo il castello viene trasformato in palazzo residenziale e arricchito con elementi architettonici di cultura catalana. Tra questi, il bel portale rinascimentale e l'androne, la cui volta di copertura è adornata da un pregevole affresco raffigurante un abate di Monte Cassino mentre riceve in udienza il clero diocesano. Di questa fase storica è anche la monumentale scuderia al piano terra, ancora oggi visibile, coperta da volte a crociera a sesto acuto. Nel XVIII secolo, divenuto possesso della casa Invitti, l'intero complesso fu ulteriormente ammodernato e trasformato, prima di essere acquistato dalla famiglia Galdieri dopo l'anno 1770.